Icardi, Mauro, sei il mio amico, sei il nostro amico, ascoltaci. Siamo tutti uguali. Siamo tutti uniti sotto questa bandiera, sotto questa maglia, sotto questi colori. Io sono in buona fede. Io non penso che tu odi l'Inter, io penso davvero che tu ami come me l'Inter. Nella buona fede tu abbia fatto delle scelte in passato per amore dell'Inter, eccetera. La cosa che ci divide, sai qual è? Quella. Questa ci unisce e quella ci divide. Cos'è quella? Conoscenza, sofia, sapienza in greco, è il come interpretiamo le cose che ci divide, quello che ci fa creare delle correnti diverse. Io sto con una parte, io sto con l'altra. Il problema è che non ci capiamo. A te, che stai guardando questo video e che non arrivi fino in fondo e stai già commentando, fermati, ascolta il video e poi commenta. Cos'è questa cazzo di pratica di commentare il video prima di averlo sentito tutto? Io non capisco, cioè veramente, ma che cazzo serve allora il video? Commentate le immagini, no? Il concetto del video è questo: parlo a me stesso, parlo ai tifosi, ma parlo soprattutto a te, Icardi. Io sono convinto che qualcuno ti manderà questo video. Io sono convinto che in qualche modo questo video potrebbe arrivarti. Quello che cambia è tu vuoi ascoltare queste cose. Non parlo di me, non sto parlando di me, sto parlando di quello che può dirti un tifoso che magari può esserti utile. Io ho letto la tua lettera. Devo essere onesto, io penso che questa lettera sia vera, che sia autentica, che sia sentita, non penso che sia una teatrata. Ecco perché voglio aiutarti, perché altrimenti ti farei un video contro a caso, ce ne sono molti, non mi interessa. Mi farebbe molto più comodo essere populista, farti uno sfogo contro, ma ti mancherei, ma mancherei anche agli altri, insomma, mancherei a te e a tutti quanti di rispetto. E so che tu ci tieni molto al rispetto, l'hai scritto nella tua lettera. Siccome vedo la tua buona fede, voglio aiutarti. Il bene dell'Inter. Io capisco che per te sia stato, per esempio, non accettare delle offerte che dici di aver ricevuto in passato, delle situazioni in passato, aver sopportato il fair play, ma sono tutte cose che abbiamo sopportato anche noi, anche io potevo essere chiamato dal fatto di volerti fare una squadra che vinceva più facilmente, di non voler aspettare il fair play, cioè tutti abbiamo sofferto, non solo tu, e ok. La cosa che ci differenzia, sai qual è? Te la devo ricordare perché, ma non perché sia tu scemo, perché è normale dimenticarselo, che tu fai parte di quel mondo lì. Tu prendi milioni di euro, milioni di euro. E non è retorica, fermati, non ti sto attaccando, ti sto ricordando una cosa, che tu fai parte di quel mondo lì. E quel mondo lì, il calcio, è business. Lo so. Tu ti appelli all'amore. Per l'Inter e lo posso fare anch'io, lo faccio anch'io, però in realtà non tutto il bene dell'Inter è mosso da un amore per l'Inter. Mi spiego meglio. Pensi di aver fatto il bene dell'Inter e siccome hai fatto il bene dell'Inter ti arroghi il diritto di avere un atteggiamento che però adesso mette in difficoltà l'Inter contro delle persone che tu dici che non vogliono fare il bene dell'Inter, a chi ti riferisci, ad Ausilio, a Marotta, non importa, a chi decide, quindi penso alla dirigenza. Loro, anche se non amano l'Inter, sono chiamati a lavorare per l'Inter e chi lavora per l'Inter fa indirettamente o direttamente il bene dell'Inter. I terreni di scontro però sono ben due. Partiamo a spiegare per prima cosa il discorso contratto e poi andiamo a spiegare anche il discorso fascia che so ti interessa tantissimo. Su cosa si basa il bene dell'Inter? Sì, l'amore, sì, il tifo, quello che vuoi, ma si basa sul bilancio, si basa sul fatturato, si basa sui contratti, si basa su queste cose qua, perché l'Inter è un'azienda. Se il fatturato aumenta e le spese non aumentano tanto quanto è aumentato il fatturato, l'Inter guadagna di più e quando l'Inter guadagna di più riesce a prendere altri calciatori e a fare altri investimenti che potenzino la squadra. Se la squadra si potenzia, si vince di più. Se si vince di più, il fatturato aumenta e prendi ancora più giocatori e continui a vincere. Funziona così. E non solo c'è una logica di investimento, ma anche di contenimento dei costi. Ed ecco perché sui contratti si battaglia, è terreno di battaglia. Perché? Perché i contratti sono costi e una società ha un fatturato che, anzi, ha un bilancio più che un fatturato, è un bilancio che non è altro che alla fine il sintetico tra i costi, le spese, quindi anche i contratti e gli investimenti e i ricavati. Quindi, per fare un esempio, se tu chiedi 9, chiedi 10 e loro ti danno 10, poi magari anche altri giocatori chiedono di più e questo si tramuta nel male dell'Inter perché le spese aumentano, lo spazio di guadagno si riduce e quindi l'Inter può crescere meno, eccetera, eccetera.
Mauro, funziona così. Tu sei dentro a quel sistema lì. E se non hai capito questa cosa e te la sei dimenticata, vuol dire che sei gestito in maniera non professionale, cioè in maniera dilettantistica. Non ti sto attaccando, ti sto aiutando. Come Gandalf con Frodo. Hai mai visto Il Signore degli Anelli? Anzi, con Bilbo in realtà. Ma non importa. È la stessa cosa, è lo stesso concetto. Ti sto facendo un po' la paternale. Ti sto venendo anche un po' incontro, però. Ma lo faccio perché ti voglio bene. E perché il bene tuo è il bene anche dell'Inter. E viceversa, a quanto pare. Perché se tu dici che vuoi il bene dell'Inter e che hai a cuore l'Inter, se l'Inter va bene, fa anche il tuo bene perché le vuoi bene. È difficile questo discorso. Perché mi servirebbe averti di fronte, poterti parlare al telefono, fare una chiacchierata di mezz'ora, capire anche il tuo stato d'animo, capire cosa ti fa stare peggio per poterti aiutare. Ma sono convinto che posso aiutarti. Non perché sono io, non lascia stare Hermes, ma perché sono un tifoso che usa la testa, che conosce un pochino, sono un ragazzo come te, della tua stessa età praticamente. Però sono meno inquinato da cose che inquinano te, per forza di cose, perché sei in quel mondo lì. Una riflessione che ti pongo, vorresti che il mondo del calcio andasse avanti per sentimenti veri come quelli che probabilmente hai tu? Allora non è il tuo mondo. Allora fai quello che faccio io, prendendo 30 euro al mese, perché questa è mossa da passione pura ed è quello che probabilmente tu intendi in quella lettera. Perché se tu invece fai parte di quest'altro mondo e ne prendi i benefici di quel mondo lì, la visibilità. Io non ho 3, 4, 5 milioni di seguaci su Instagram. Perché? Perché non sono in quel mondo lì. Se fossi in quel mondo lì, davvero, se fossi il dirigente dell'Inter, se fossi l'attaccante dell'Inter, avrei quei seguaci lì. Perché ho un talento, sì, chiaro, ma perché fai parte di quello spettacolo? È uno spettacolo quello lì, Mauro. Mauro, è uno spettacolo quello lì. Prendi milioni di euro che io non vedrò mai nella mia vita. Questo vuol dire che, lo so, va contro una certa etica. Certamente va contro una certa etica. E probabilmente va contro la tua etica. Però sei in quel mondo lì e ne mungi le mammelle di quel mondo lì, lo capisci questa cosa qui? E quindi anche se in realtà tu pensi di non meritare qualcosa che ti è stato fatto, lo devi accettare se ami davvero l'Inter e ami quello che ti arriva a fine mese, lo accetti. Lo accetti. L'Inter, se ti offre un ingaggio di 6, 6 e mezzo, lo accetti. Se vuoi stare all'Inter, lo accetti. Possiamo metterci tutti, no, però è questo, però. Alla fine la conclusione è questa, Mauro. Ma è la verità, non ti sto prendendo in giro, non ti sto attaccando. Perché in un certo senso, non dico che ho pena per te, ma ti comprendo. Capisco il tuo disagio, lo capisco il tuo disagio, Mauro. Lo capisco perché? Perché sei stato comunque messo in dubbio davanti a tutto il pubblico, davanti a tutto il mondo, no? C'è qualcuno che sospetta di te, oddio, quello lì cerca solo i soldi, vuole solo visibilità, quello gli interessa dell'Inter, questa cosa ti fa male se non è vera, perché se non è vera è una cosa che ti fa male, che ti disturba, no, ma io amo l'Inter, ma io sono Mauro, ma io veramente le voglio bene all'Inter, perché gli altri non lo capiscono? Ti capisco che possa essere una cosa così, sono in buona fede, io non credo al complotto, non credo che tu fingi, cioè puoi fingere ogni tanto, ma non del tutto, non può essere, ti sto capendo. Vorrei aiutarti, non so come fare, io sono qui. Sono qui. Il problema è quello che però ho detto all'inizio, che non sei gestito in modo professionale. Non c'è qualcuno che ti spiega queste cose. Santo Dio, Wanda ti vuole bene, è sicuramente una brava mamma. Vuole un bene dell'anima ai tuoi figli e ai vostri figli. Io sono convinto che, cioè, se la ami così ciecamente, deve essere comunque. Oltre che una bella donna, deve essere comunque una donna che è capace anche di amare e quindi di sentimenti positivi. Però non è una procuratrice. Devi capire, discendere queste cose. E questa scissione non è un'offesa nei suoi confronti da parte tua se la facessi. Non vuol dire delegittimarla, non vuol dire criticarla o toglierle qualcosa. E se il vostro rapporto invece si basa su questa cosa qui è falso. Cioè, se non capite questa cosa è un rapporto che è destinato a cadere. Se è un rapporto maturo, Wanda capirà l'esigenza tua di non poterti affidare a lei su un piano professionale. Perché? Perché non è quella professionista. Non è professionista, non è una procuratrice vera. Oppure lo è in maniera molto scadente. Non capisce certe logiche del calcio, non capisce come ragiona davvero una tifoseria, un pubblico.
che magari vi segue, non lo capisce. Non è un'abile comunicatrice. Non sa comunicare in maniera corretta le cose. Se quando è in TV, che è in TV non sa cosa dire, perché dirlo, come dirlo, non lo sa. E non venitemi a dire che sul fatto che ha milioni di follower, allora ha una comunicazione di successo, perché non è così. C'è differenza tra popolarità e successo. Per essere popolari, quindi avere grandi numeri, basta essere cool o andare di moda. Invece, per avere successo, occorre saper fare bene, professionalmente bene, con competenza quello che stai facendo. Non capisce certe dinamiche, Mauro, ti porta in dei vicoli, anche, ma non sto dicendo in malafede, in buona fede, sono sicuro che voi siete mossi da buona fede, ma la buona fede non c'entra con la professione del calcio, in realtà non c'entra con nessuna professione oggi. Oggi la tecnica supera la morale. Purtroppo è così, farò un video, a te non interesserà perché non parlerò di Inter, ma farò un video su questa cosa. La tecnica oggi supera la morale come potenza, come potere. Perché alla fine tutti quanti siamo giudicati su produci? Sì, allora vai avanti. Non produci? No, allora non vai avanti. E piuttosto di non andare avanti, fotti il prossimo. Funziona così. Oggi funziona così, dannatamente così, Mauro. Funziona così. Quindi la tua purezza deve essere incanalata in un modo corretto, perché altrimenti ti porta a fare delle cose che in realtà vanno contro anche la tua stessa purezza. È difficile, ma è così. Non so usare delle altre parole per spiegarmi meglio, è un discorso psicologico, sociologico, molto filosofico. Dio mio, come faccio a spiegartelo? Mandami un gregario, io non voglio il tuo numero di telefono, non voglio essere contattato da te perché altrimenti poi uno potrebbe pensare adesso quell'altro si vanta. No, io voglio veramente lo farei perché ti voglio bene, perché voglio bene all'Inter. Mandami un gregario, uno che non porta il tuo nome ma a cui io dico certe cose e quelle cose arrivano a te. Ti supplico, Mauro. Non so come fare. Tu sei convinto di aver fatto bene il capitano dell'Inter, giusto? E quindi il fatto della fascia è una cosa che ti disturba. Il fatto che ti abbiano tolto la fascia lo reputi un'offesa. Ma la fascia non è una cosa che arriva dall'alto, dai dirigenti, è una cosa che arriva dalla squadra. È una cosa che arriva dal basso. Oserei dire più in basso dei giocatori nello spogliatoio, ma addirittura dal pubblico. C'è la cosa più bassa che esista, dal popolo, no? La democrazia, cioè il popolo, la più bassa che c'è. Se tutto il popolo interista, tutto il popolo interista fosse convinto che tu la fascia la meriti, se anche mezzo spogliatoio ti è contro, la fascia ti resta. Perché ricordati che l'opinione pubblica è comunque importante. Uno non fa la differenza, ma milioni sì fanno la differenza. Siamo sassolini piccolissimi, però tutti insieme facciamo la differenza. Se la fascia ti è stata tolta, non è perché l'ha deciso quello là in alto, ma l'ha deciso quello in alto semmai sfruttando un sentimento enorme che c'è più basso di te, più basso di quelli che stanno nello spogliatoio. E allora la domanda che ti faccio è questa: pensi che se milioni di persone pensano che effettivamente la fascia sia giusto togliertela, magari meriti il rinnovo di altri 15 anni, ma la fascia è giusto togliertela, pensi che se tutti pensano la stessa cosa, tutti sbagliano? E pensi quindi che alla fine sia stata una cosa scorretta togliertela? Magari sì, il modo non mi interessa, tu sai com'è andata, ma la conclusione, il sunto, il succo, pensi questa fascia te la meriti sì o no? Realmente. E non vuol dire meritarsela solo perché hai delle buone intenzioni. Non è sufficiente. Tu pensi che questa cosa sia sufficiente per meritarti la fascia ed ecco perché stai male che ti è stata tolta. Ma in realtà parti da un presupposto sbagliato. Probabilmente no, non è sufficiente. Non è sufficiente quello che hai fatto. Le tue buone intenzioni, quello che dici, il tuo amore, non è sufficiente. Perché per fare qualcosa c'è bisogno sì della buona intenzione, ma anche della capacità, della competenza per fare quella cosa, per avere un riconoscimento. E come ce l'hai questo riconoscimento? Come ce l'hai questa capacità, questa credibilità con i comportamenti che hai? Sì, in squadra, chiaro, per l'Inter, ma anche al di fuori. E non conta solo quello che fai, ma anche come appari. Perché se tu fai una cosa giusta, ma appari male, è comunque una cosa errata. E gli altri non lo capiscono che è una cosa giusta, è comunque, cioè, comunque qualcosa di sbagliato. Perché vuol dire che allora il tuo approccio comunicativo è sbagliato. I tuoi gesti sono sbagliati, vuol dire che tu comunichi una bella cosa in maniera errata, sbagliata, e quindi questa bella cosa non arriva. Questo
Quindi comunque c'è un qualcosa che non va, c'è comunque un qualcosa che mina la tua credibilità come capitano, come fascia. E quindi devi accettare questa decisione di avertela tolta. Hai capito? Non è detto che tu non la possa riconquistare, la riconquisterai semmai, migliorandoti. Cerca sempre di migliorarti sul campo, ma fuori anche come uomo. Sapienza, conoscenza. Che non vuol dire solo studiare, non è questione di studio, ma è questione di evolversi, di maturare mentalmente, di capire delle cose nuove della vita. Non so come altro aiutarti in maniera semplice. Mi vengono in mente solo discorsi complessissimi, filosofici, e devo rimanere semplice, ma non perché tu sia scemo, ma perché quando si parla di sentimenti e quando si è poco lucidi bisogna essere semplici e diretti, perché altrimenti non funziona, altrimenti sbaglio anch'io modo di comunicare. Perché se anche comunico una cosa che vale 100.000, se la comunico in maniera sbagliata, perde tutto questo valore. Quindi sono il primo a mettermi in dubbio. Devi fare un passo indietro. Devi fare un passo indietro sulle tue posizioni. Devi capire che l'unica cosa da fare è rinnovare. Rinnova per l'Inter. Rinnova a una cifra chiaramente più alta rispetto a quella che percepisci adesso, perché è una cosa che puoi chiedere. Ma rinnova una cifra congrua comunque, non andare a forzare troppo il muro, è una cosa che non ti conviene, perché fai male all'Inter, perché ci perdiamo per strada e tutto, ma fai male anche a te stesso, alla tua carriera. Non ha senso questa cosa. Non ne vale la pena, cioè capisci, anche se fosse una questione di principio corretta, se il male supera le cose positive, non conviene, lascia stare, basta con questo muro contro muro, ti danneggi. Ti fai male, Mauro, ti fai male anche a noi. E infatti io parlo chiaramente anche perché ho a cuore l'Inter. Però in realtà non siamo uno contro l'altro, Inter e te. Non è vero, sembra, ma non è così. Non è così. In un momento è semplicissimo, potremo ritrovarci dalla stessa parte tutti. Tutti. Se tu rinnovi oggi, domani, dopodomani, rinnovi a una cifra normale, stai all'Inter, accetti che la fascia non sia tua, ma ti metti a disposizione della squadra. Vinci tu! Ma lo vuoi capire? Vinci tu, Mauro! Vinci tu anche senza la fascia, vinci tu, ma nel senso non vinci che hai avuto ragione politicamente, quindi no, vinci nel senso che è la cosa giusta. Che stai bene poi, che starai bene, che la gente ti vorrà meglio di prima. Lascia stare i numeri, lascia stare quelli che ti leccano il culo, che ti leccavano il culo prima. In realtà, se tu rinnovi. Tempo un po' che si sistema la situazione, ritorni a fare dei gol, la gente ti vorrà bene il doppio di prima, perché è un bene sincero, perché è un bene che non è più sporcato dal fatto gli voglio bene però, capitano, no, non è sporcato da nulla, quindi sarà un bene totale di tutto il pubblico interista e ritorneremo a vincere secondo me a presto. Tempo un anno e mezzo, secondo me l'Inter tornerà a vincere, anche grazie a te. Tu vuoi stare in un Inter amato? Magari senza fascia, ma più amato rispetto a prima in un'Inter vincente. Questa è la domanda. Vuoi sì o no? Sì. Allora fai quello che ti ho detto. Fai quello che ti ho detto. Fidati di me, porca puttana. Fidati. Fidati, Mauro. Un abbraccio e Mauro, ti prego, riflettici, ok? Simpatizzo per te. Sympathos in greco vuol dire sento la stessa cosa, ok? Ti sto capendo. Forza, Inter.